Eccoci arrivati al Domaine de Trianon, che prende il nome dal piccolo villaggio che sorgeva qui. Il Domaine de Trianon comprende le Grand Trianon, le Petit Trianon e la Meaux de la Reine. Luigi XIV fa costruire un piccolo castello, il Trianon di porcellana, poi sostituito dal Trianon di marmo o Grand Trianon. Molto influenzato dall'architettura italiana, Jules Ardoin Mansart, grazie al peristilio con colonne in marmo rosa, crea continuità tra il cortile e i giardini ordinati e geometrici, composti di parterre raffinati e migliaia di fiori profumati. Durante il Primo Impero, Napoleone Bonaparte lo fa restaurare e ridecorare e vi soggiorna numerose volte. Nel 1963 il presidente Charles de Gaulle fa nuovamente restaurare il palazzo al fine di accogliervi gli ospiti della Repubblica. Il Petit Trianon di stile neoclassico fu ordinato da Luigi XV, che desiderava una dimora intima per i suoi incontri galanti nel cuore del parco. Alla sua morte, Maria Antonietta, che riceve il Petit Trianon come dono da Luigi XVI, trasforma i giardini alla francese e fa creare un giardino di stile anglo-cinese con grotte, cascate e laghetti. Le Meaux de la Reine, ossia Borghetto della Regina, è concepito come un castello scomposto in diverse costruzioni rustiche, intorno ad un laghetto. Si ispira alla tendenza dell'epoca di tornare alla natura. Le Meaux de la Reine vanta 2500 metri quadri di giardini e un totale di 120 varietà di piante tra orti, giardini di piante aromatiche, frutteti e vigneti. Se volete maggiori informazioni potete consultare i siti che vedete sullo schermo. Grazie e a presto a Versailles.